stata presentata alla stampa giovedì mattina la manifestazione Policoro Città della Fragola, che si terrà nella città ionica il prossimo 4 e 5 maggio. Una 2 giorni di gastronomia e divertimento, ma soprattutto di riflessione sulla vera ricchezza della costa ionica. Alla conferenza stampa, oltre all'amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Rocco Leone, dall'assessore Massimiliano Padula e dal consigliere con delega all'agricoltura Giovanni Lippo, erano presenti anche il direttore generale di Planitaria Carmela Suriano e Nicola Vallinuto di Ossofruit, che hanno ben delineato nei loro interventi l'importanza della fragola, che davvero rappresenta per tutto l'arco del Metapontino un vero e proprio tesoro e che, come tutti i tesori, deve essere valorizzato e tutelato. I numeri non sono degli spiccioli, quindi non vogliamo che questo settore così importante per l'economia della zona venga dimenticato, quindi bene ha fatto l'assessore Lippo a individuare, a organizzare questa manifestazione che, come dicevo prima, inviterà tutti gli operatori a interrogarci su quelli che sono i punti di forza e di debolezza, perché vedete, in un momento di vacche grasse anche il produttore che fa degli errori se la cava, perché gli errori sono ammortizzati dalla vivacità di mercato. Il problema è che oggi noi ci troviamo di fronte a una situazione molto difficile. Noi abbiamo avuto nel 2013 questa campagna un andamento climatico sfavorevole sia per la produzione sia per i mercati, perché marzo è stato il mese più freddo da 60 anni e quindi questo ha portato a una riduzione dei consumi nel nord Europa e in Italia. Quindi abbiamo avuto problemi di mercato, problemi di produzione, la crisi economica incide notevolmente sull'acquisto di un prodotto voluttuario come può essere la fragola, abbiamo avuto la concorrenza di altri paesi come quelli del Maghreb e quindi tutte le criticità del settore della fragola nel 2013 sono venute a galla. Quindi noi dobbiamo individuare il modo per poter evitare quegli errori che purtroppo ancora caratterizzano il comparto della fragola, come per esempio la frammentazione dell'offerta. Vedete, in Basilicata con 20.000 tonnellate di prodotto abbiamo 100 marchi, cioè noi arriviamo sul mercato con 100 marchi diversi. Abbiamo un problema del controllo dell'origine della produzione. Quante fragole del Metapontino sono partiti con marchi di fuori regione e dentro le casse c'erano le fragole greche? Anche qui dobbiamo stare attenti, perché questo distrugge la nostra economia e chi fa queste cose non avrà più sconti, verrà ben salvato da questa zona, perché nessuno può permettersi di mettere sulla cassetta prodotto nel Metapontino, prodotto a Policoro e dentro mettere le fragole greche. E questo io vorrei che qualcuno mi denunciasse, così così la facciamo finita con questa storia, diciamo nomi e cognomi, li smascheriamo, e quindi invito chi si sentisse offeso da quello che io dico di denunciarmi. Poi per quanto riguarda delle criticità, abbiamo purtroppo da parte degli imprenditori, ma di questo poi parlerà Nicola, abbiamo centinaia di modi di produrre. Quindi arriviamo sul mercato con una qualità diversa e questo non può essere, non può andare bene. Ecco perché abbiamo con urgenza la necessità di un marchio che tuteli la nostra produzione e che venga controllata, che ci sia un protocollo di produzione unico per tutti. Perché noi abbiamo delle professionalità in questo settore di alto livello. La regione Basilicata, che è la seconda in Italia per produzione di fragole dopo la Campania, ha tecnici che possono fare veramente, possono insegnare a fare la fragola. Perché vedete, regioni come l'Emilia Romagna, che negli anni 70 erano leader nella produzione di fragole, oggi fanno un centinaio di ettari a livello familiare. Invece le nostre aziende inviano sul mercato centinaia di quintali di fragole al giorno.
industria che noi dobbiamo salvaguardare. Quindi benvenga questa iniziativa, cominceremo ad interrogarci su quelli che sono gli errori che ancora commettiamo e come possiamo organizzare l'offerta della nostra fragola cercando soprattutto di tutelarla. Un interrogativo: chi fa cosa? A chi diamo la possibilità di tutelare la nostra fragola? Al pubblico? Cosa ha fatto il pubblico negli ultimi 30 anni? Ha sprecato energie ingenti per non fare nulla. Ora, a nome dell'agricoltura, in un momento in cui i nostri produttori soffrono, non permetteremo che vengano sprecate risorse in nome dell'agricoltura se poi non ci sarà nessun ritorno per gli agricoltori. E quindi saremo anche chiari da questo punto di vista: ben vengano le iniziative dei produttori privati